quando rientra nello show fa il suo insomma, personaggio, e lui non guarda in faccia a nessuno e l'ha detto. Noi dobbiamo dividerli e quindi, come vedi, c'è una strategia. E vabbè, però non fa niente. Ma io non è che mi sono diviso dal gruppo, eh. Noi siamo io e Alessandra, quando io sono, è la seconda volta che vado in nomination, quindi quando vivo la settimana da nomination magari cerco di avere un po' più un contatto con Alessandra e di avere un po' più di vicinanza con lei, ma non mi sono mai diviso, Marco, dal gruppo. Hai detto mi sono che Fabio un po' escluso, però vabbè. È molto rancoroso che è un finto buonista. Di tutto mi è stato detto. Aspetta, fai rispondere Marco. Questa roba è stata un po' costruita, perché io e lui ci siamo chiariti una volta e è stata un po' proprio tirata con le pinze, perché in realtà non abbiamo discusso. L'altro giorno lui si è svegliato dicendomi che non voleva uscire perché ci tiene a sua moglie ed è una cosa normale, e io gli ho detto: pensiamo oggi pomeriggio come fare strategicamente per far vedere che tu sei parte del gruppo, perché noi li abbiamo sempre visti come parte del gruppo. È normale che marito e moglie ogni tanto cerchino di stare un po' per i fatti loro. Però loro poi si sentono esclusi da questo gruppo, Marco. Ma no, ma non è vero. No, ti senti escluso, Fabio? Ma insomma, io ve l'ho anche detto. Che mi sembra un po'. Io mi sono dedicato molto a fare delle cose. Ma tu sei. E a dedicarmi anche un po' di più ad Alessandra, questo è vero.